Il Milan è andato in ferie con qualche settimana di anticipo, dimenticando di chiudere casa. Ne ha approfittato Tavola, che con questo gol ha dato due punti decisivi all'Atalanta, quel tanto che basta per allontanarsi definitivamente dalle preoccupazioni e pensare al domani. L'Atalanta in effetti non poteva concedersi divagazioni, agli occhi di Lidl è apparsa addirittura irresistibile. Il mister milanista, ribadendo una flemma da svedese del sud, ha fatto negli spogliatoi l'elogio degli avversari, una pietosa bugia per mettere in salvo i suoi, tutti sintonizzati con questo tiro di Buriani. Milan in vacanza, forse in cassa integrazione, come ha detto uno del pubblico. Ciononostante, Rivera ha rilasciato alcuni buoni gol, ma le conclusioni dei suoi compagni hanno esaltato un vecchio drago dei pali. Pizzaballa, infatti, è stato il protagonista assoluto. Lo abbiamo visto su Bet, ecco ora fermare Antonelli nell'unica versione di ragazzo quasi prodigio. Il vecchio Pizzaballa, De Zan, chiedigli se è vero che ha tenuto a battesimo Albertosi, si è meritato l'Oscar nella ripresa per un intervento su Turone e per questa specie di miracolo su tiro di Antonelli. A questo punto i milanisti sono stati ipnotizzati. Osservare una respinta di Morini e assistere allo sketch dell'entrata di Tosetto. Esce prima Gaudino, poi rientra, al suo posto esce Bigone, insomma una vera e propria bambola anche in panchina. È chiaro che a questo punto non si può evitare il gol. Da Polli, naturalmente, con tutto il rispetto per Tavola. E siccome ormai la bambola è completa, ecco il possibile raddoppio. Albertosi però questa volta fa l'imitazione di Pizzaballa e rimane 1-0.